Londra, ci sono notizie che arrivano sullo stato di salute del principe Filippo. Dopo quasi 15 giorni è stato trasferito in un'altra struttura sanitaria. C'è Marco Varvello in diretta che ci racconta cosa è successo. Marco, da te. Beh, è stato trasportato appunto dall'ospedale dove era ricoverato fino a stamattina a questo grande ospedale del centro, che è un centro cardiologico d'eccellenza, quindi anche tutto il circo dei media, di noi, delle telecamere, dei giornalisti, vedete, si è spostato qui. Ci sono praticamente due ali di telecamere in questo, su questo marciapiede, e c'è stato anche un bollettino abbastanza dettagliato da parte di Buckingham Palace in cui si dice che continua a essere curato il principe Filippo per l'infezione per la quale appunto era sotto trattamento già in queste due settimane, però qui è stato trasportato perché deve essere anche controllato un problema pregresso cardiaco appunto. Quale sia, ovviamente non è dato sapere, non si entra certo in questi particolari. L'unico riferimento era un'operazione che aveva avuto nel 2011, ma insomma sono 10 anni fa, per una ostruzione di coronarie. Insomma, la situazione è evidentemente complicata, anche se si dice che risponde bene alle cure. Il principe Filippo compirà 100 anni, lo sappiamo, il 10 di giugno. Diciamo che nella migliore delle ipotesi lo stanno sistemando per essere in forma per il suo centesimo.